Lo scoramento, la noia, il vuoto esistenziale aleggiano sulla piazza. Sono le 9 circa e un'area d'assedio imminente si spande tra comune di Bari e prefettura. Uno schieramento degno di miglior causa attende. Cosa? C'è chi si gira i pollici dietro la schiena e chi ricorre al fido cellulare per non cedere all'abbiocco di metà mattina. Prudente, il comune socchiude il suo portone. Il tempo passa e non accade nulla. Ma che sarà? Qualcuno ci dice mormorando. È per quelli del Libertà. Quelli sono gli abitanti incazzati, preoccupati, angosciati dal trasferimento di ben 150 africani neri, profughi, sconosciuti, da un ghetto all'altro, da Santa Chiara all'ex Set. Ma il trasferimento non c'è ancora stato. Il ghetto della Set, chiamato Tendopoli, è ancora vuoto. E allora? Tutta questa mobilitazione, questo schieramento preventivo, questo oggettivo spreco di tempo, denaro, energie, perché? Sono le 11:30, non è successo niente, ma le truppe sono ancora qui.